Cavolo. Oh mio Dio. Grazie, signore. Complimenti per il suo NDR. Northam Robotics, modello casalingo NDR-114, numero di serie 583625. Salve. Salve. Andrew, ho preso una decisione. Quale, signore? Dovrai diminuire il lavoro, non puoi più dedicarti completamente alle bambine e ai lavori di casa. Ma a uno piacciono le bambine, signore? Soprattutto la piccina, piccola Miss. Questa è una contraddizione, Andrew, ed è esattamente il tipo di cosa sulla quale hai molto da imparare. Grazie per aver scelto Northam Robotics. Ci serve un nuovo regime. Un regime, signore? Innanzitutto passerai parte della giornata a creare qualcosa. Per non offendere gli umani, meglio trovare qualcosa di non troppo artistico. Puoi fare altre cose, ti posso insegnare il mio lavoro. Sai, cronometri, orologi e così via. Uno non saprebbe, signore, non ha mai provato cose del genere. Beh, ora ci proverai. Inoltre passerai parte delle serate a farti istruire da me. E qual è lo scopo di questa istruzione? Insegnarti, Andrew, tutto quello che non è stato programmato dentro di te. Andrew, tu sei unico. Unico. Grazie per aver scelto Northam Robotics. E sento la responsabilità di aiutarti a diventare ciò che sei in grado di diventare. E uno cosa è in grado di diventare? Beh, non lo so. Vedi, la gente matura con il tempo. Ma in effetti per te il tempo è un concetto completamente diverso. Per te il tempo è infinito. Infinito? Uno ha studiato la vostra storia. Sono state combattute guerre terribili in cui sono morti milioni di individui per un'idea. La libertà. Quindi si può dire che una cosa a cui tante persone tengono così tanto vale la pena di averla. Casa tutta mia.
smantellato, cancellato. Non funzionante, cancellato. Cara piccola Miss, il mio viaggio si avvicina alla fine del 10° anno e ancora non ho trovato un robot che abbia caratteristiche simili alle mie. Ho davanti a me migliaia di miglia, centinaia di città da visitare, perciò non ho ancora abbandonato la speranza. Un abbraccio, Andrew. Salve! Il mio cognome è Martin. Ehi, esci subito dal campo. Riprogrammato, cancellato.